La carcassa ai suoi piedi sembrava un ammasso informe di carne e sangue. Con un ghigno strinse la spranga di ferro e colpì ancora un paio di volte quello che ai suoi occhi non era che uno scarto umano, un essere inutile, per cui nessuno si sarebbe preso la briga di piangere. Degli schizzi gli macchiarono il viso, ma non ci badò, anzi si lasciò travolgere dalla meravigliosa sensazione di euforia che il sangue gli trasmetteva. Subito dopo scivolò in casa come un'ombra nella notte e, spogliatosi, andò davanti allo specchio del bagno. Osservò a lungo la propria immagine, i capelli corti scarmigliati, il volto pallido e magro, gli occhi di un castano scuro colmi di paura. Un sorriso carico di soddisfazione si dipinse sul suo viso mentre fissava il proprio riflesso terrorizzato. Si leccò via il sangue dalle labbra, provando un brivido al pensiero che quello era solo l'inizio. Luca scattò a sedere sul letto, trattenendo a stento un grido. Gocce di sudore gli imperlavano la fronte e aveva il cuore che batteva a un ritmo frenetico. Dopo un primo momento di confusione, venne travolto dai ricordi dell'incubo che lo aveva svegliato. Ricordi così vividi che riuscì a trattenere a stento la nausea. Si alzò a fatica, barcollando come se fosse ubriaco, la testa che gli pulsava come se qualcuno l'avesse presa a martellate. All'improvviso inciampò su un mucchio di vestiti, abbandonati per terra come stracci. Rimase impietrito, fissando prima quelli, poi la luce del bagno rimasta accesa. Si trascinò fino al soggiorno e si bloccò di nuovo, sconvolto nel vedere il tavolo da pranzo pieno di piatti sporchi e stoviglie mezze vuote. Con una mano premuta su una tempia, cercò di ricordare quello che aveva fatto la sera precedente, ma non ci riuscì. Aveva avuto un vuoto, un altro. Ricordava bene quando quei vuoti erano iniziati. Era stato un mese prima, dopo una lunga e snervante giornata di lavoro. Da un paio di settimane aveva iniziato a lavorare come consulente in una ditta informatica di Milano. All'inizio ne era stato entusiasta. Si era laureato da un paio di anni e, dopo alcune esperienze a dir poco disastrose, era finalmente riuscito a trovare quell'occasione. Un lavoro non solo ben retribuito, ma che gli avrebbe dato anche ampie prospettive di crescita. Sebbene avesse dovuto lasciare Roma, anche i suoi genitori erano stati felici di questa opportunità. Loro lo avevano sempre aiutato e sostenuto, non solo dandogli una vita serena, ma anche sostenendolo e guidandolo senza però mai opprimerlo. Erano sempre stati il suo sostegno e Luca era fiero di poterli rendere orgogliosi. Per questo aveva iniziato quella nuova esperienza, deciso a dare il meglio di sé. Peccato però che tutto il suo entusiasmo fosse stato ben presto smorzato da un grosso ostacolo. Un ostacolo di nome Daniele. Figlio di papà assunto mesi prima per motivi sconosciuti a Luca, Daniele faceva di tutto per nascondere la propria incompetenza dietro a un'aria arrogante e sicura di sé. Inoltre, sembrava averlo in qualche modo preso di mira. Fin dal primo giorno aveva fatto di tutto per cercare di sminuirlo e mettergli i bastoni tra le ruote durante il periodo di prova. Luca, tra poco c'è il rilascio. Smettila di dormire davanti allo schermo e vedi di darti da fare, gli aveva detto quel giorno. Luca aveva affondato le unghie nei palmi delle mani, lasciando che il dolore lo aiutasse a far passare l'ondata di rabbia che lo stava per travolgere. Datti una mossa, non voglio certo dovermi fermare oltre l'orario per colpa tua. Sia mai che ti faccia saltare l'aperitivo. Daniele fece per rispondergli, ma in quel momento arrivò Amanda. Bellissima e dal carattere sempre gentile e disponibile, era una delle poche ragazze che lavoravano nel ramo informatico dell'azienda. Ragazzi, che ne direste se ce ne andassimo a mangiare qualcosa fuori? Sono così tesa che non ho proprio voglia di andare in mensa oggi, aveva detto con un sorriso stanco. Luca era stato tentato di accettare, ma mancava poco alla fine del suo periodo di prova e l'ultima cosa che voleva era dare a Daniele l'occasione per criticare il suo lavoro. Mi dispiace, Amanda, ma preferisco restare qui a controllare le ultime cose. Voglio che tutto fili liscio oggi.
Lei fece per dirgli qualcosa, ma Daniele si mise in mezzo. Lascialo stare. Se non è in grado di reggere i ritmi del lavoro, deve pur recuperare in qualche modo. Luca si morse il labbro, arrivando quasi a farselo sanguinare quando si rese conto dello sguardo pieno di compassione che la collega gli aveva rivolto per un attimo. Quella sera, Luca tornò a casa con un terribile mal di testa. Non si era mai sentito così prima. Era come se qualcosa gli stesse rimescolando il cervello nel cranio, facendogli provare un misto di confusione e nausea. Rientrato velocemente nel piccolo appartamento della periferia di Milano in cui abitava, si buttò sul divano e si addormentò senza quasi rendersene conto, piombando in un sonno profondo e senza sogni. Era stata la puzza a svegliarlo, un forte e nauseabondo tanfo di bruciato. All'inizio, ancora intontito com'era, non riuscì a capire da dove venisse. Per un attimo ebbe paura che fosse scoppiato un incendio in casa, poi però si rese conto che erano solo i suoi vestiti a puzzare. Trattenendo a stento un conato di vomito, iniziò a togliersi velocemente gli abiti, ma si bloccò. Il suo sguardo era caduto sulle scarpe messe di fronte alla porta di casa. Erano le stesse con cui era andato al lavoro e che si era tolto appena rientrato. Solo che, a differenza di prima, erano completamente sporche di cenere. Aveva passato il resto della serata a chiedersi cosa fosse successo, a cercare di ricordare perché le sue scarpe e i suoi vestiti fossero ridotti a quel modo, ma non riuscì a ricordare. Nelle settimane successive ebbe numerosi altri vuoti di memoria. Oggetti che non ricordava di aver spostato. Cose che non rammentava di aver fatto. Più passava il tempo, più queste dimenticanze si facevano frequenti. A peggiorare le cose c'era il fatto che non riusciva a dormire bene. Si svegliava sempre stanco e nervoso, con i muscoli doloranti, e neanche si fosse sottoposto a un'intensa sessione di allenamento. Ebbe inoltre diversi altri brutti sogni. Visioni distorte di violenza e sangue in cui i dettagli, per sua fortuna, svanivano non appena riapriva gli occhi, lasciandolo però con una profonda sensazione di angoscia, fino alla notte in cui ebbe quell'orribile incubo. Quel giorno, quando andò a lavorare, era così distrutto sia fisicamente che mentalmente da non riuscire a ragionare in maniera lucida. Per questo forse non avrebbe saputo dire esattamente cosa successe all'inizio. Luca ricordava solo che Daniele era davanti a lui e si stava lamentando come suo solito. All'improvviso iniziò a sentire la voce del collega farsi ovattata e a vedere i contorni delle cose appannati. Provò ad aprire la bocca per chiedere aiuto, ma non ci riuscì. Dopo pochi secondi ebbe l'impressione che la sua mente si stesse straniando dal corpo. Poi venne travolto dal panico quando, senza volerlo, si chinò e vide la pistola nascosta nel suo zaino. Provò ad allontanare la mano, ma questa sembrava non rispondere più alla sua volontà. Per quanto cercasse di fermarla, si mosse con decisione fino a stringere l'arma con forza. Fu allora che iniziò il vero incubo. Rapido, sparò una gamba di Daniele che piombò a terra, urlando di dolore. Subito dopo si voltò sparando un colpo in pieno viso ad Amanda. La ragazza non ebbe nemmeno il tempo di rendersi conto che stava per morire, prima di crollare a terra con un buco in fronte. Subito dopo si scatenò il panico. Tutti i presenti si alzarono dalle loro postazioni, cercando disperatamente di raggiungere l'uscita, spintonandosi nel tentativo di sfuggire alla furia di Luca che, del tutto privo di controllo, continuava a sparare a chiunque avesse attorno. Presto le grida si fecero assordanti e l'aria iniziò a riempirsi dell'odore del sangue e dell'urina di quelli che, in preda al terrore, non erano riusciti a trattenere la vescica. Dentro di sé, Luca stava a sua volta urlando, incapace di fermarsi, di smettere di sparare a tutti quelli che aveva attorno. Voleva piangere, ma dalla sua bocca non uscì che una risata isterica. Senza neanche sapere dove avesse imparato a farlo, ricaricò rapidamente l'arma e riprese a sparare. Quando alla fine non vide più nessuno in piedi, tornò a concentrarsi su Daniele che giaceva sul pavimento, piangendo come un bambino impaurito. Gli assestò un calcio nello stomaco per poi afferrare una penna dalla propria scrivania. «No, non farlo!» pensò Luca, sebbene la sua mente non fosse ormai che una spettatrice inerme all'interno del proprio corpo.
Fermati! Con un movimento rapido e violento, la sua mano colpì, piantando la penna nell'occhio destro di Daniele, che iniziò a contorcersi e a dimenarsi urlando con tutto il fiato che aveva in gola. Ho detto basta! Basta! No! No! Lento, il suo corpo si alzò, andando verso le porte di metallo lucido dell'ascensore. Si specchiò sulla superficie riflettente, inclinando la testa da un lato con un ghigno carico di sadica perfidia. Non mi fermerai, Luca. Non più. Non adesso. Com'era possibile? Quella non era la sua voce. Il corpo che parlava era il suo, eppure quella voce sembrava appartenere a un'altra persona. Il ghigno sul suo volto si fece ancora più ampio. Davvero non ti ricordi di me? Sono io. Sono Nicholas. Nel sentire quel nome, qualcosa scattò nella mente di Luca, qualcosa che aveva dimenticato ormai da anni. In un attimo venne travolto da un vortice di ricordi. Ricordò quando aveva 6 anni e passava il suo tempo giocando con un bambino con una zazzera di capelli scuri e le ginocchia perennemente sbucciate. Nicholas, il suo migliore amico. A quei tempi erano inseparabili. Passavano così tanto tempo insieme, sia a scuola che fuori, da essere in pratica come fratelli. Ma allora come aveva potuto dimenticarlo? Com'era possibile che fino a quel momento avesse scordato tutto di lui? Ah, ti sono tornato in mente, vero? E dimmi, ricordi anche quel giorno? Ricordi il giorno della sfida? Imprigionato nel suo stesso corpo, Luca ebbe la sensazione che qualcosa lo stesse lacerando dall'interno. La sua mente venne catapultata indietro, a quell'orribile giorno che aveva rimosso per proteggere se stesso. Era una bella giornata, una come tante durante le vacanze estive a casa della nonna. Quella mattina Nicholas lo aveva raggiunto per passare un fine settimana insieme. «Vediamo chi arriva prima in alto!» Luca si era arrampicato così tante volte sul grosso albero al centro del giardino. Per lui era una cosa normale, non per Nicholas però. Hai passato giorni a tormentarti e notti in cui ti svegliavi in lacrime sconvolto dagli incubi. Tu mi vedevi, ti torturavi consapevole che ero ancora lì con te, che non ti avrei mai perdonato per ciò che mi avevi fatto. Alla fine però, la tua mente ha trovato il modo di difendersi e l'ha fatto nell'unico modo possibile, dimenticando. Mi hai dimenticato, continuando la tua vita, amato e viziato dai tuoi genitori che avrebbero fatto di tutto pur di non far riemergere il tuo trauma, disse Nicholas. Il sorriso sul suo volto era scomparso, sostituito per un attimo da un'espressione di rabbia e disgusto. In quel momento Luca venne travolto dal ricordo delle grida di paura del suo amico e dal rumore del suo collo che si spezzava nello schianto. L'immagine del suo corpo riverso a terra, spezzato e contorto come una bambola rotta, gli strappò un grido silenzioso. «No, non è vero! Tu non sei lui! Non puoi essere lui!» Con il volto di Luca, Nicholas sghignazzò di nuovo scrollando le spalle. «Chi lo sa?» Forse sono davvero lui. Forse sono uno spirito pieno di odio per ciò che tu gli hai fatto e che era pronto a tutto pur di vendicarsi. O forse la tua mente ha creato me perché non poteva cancellare del tutto il tuo senso di colpa. Vuoi saperlo, Luca? Vuoi davvero saperlo? Dal profondo del suo essere, Luca vide il proprio riflesso allo specchio deformarsi in un'espressione di pura follia. Sei stato tu, i miei vuoti di memoria. Nicholas spalancò le braccia, facendo un giro su se stesso. «Esatto! Sono rimasto dentro di te per anni, imprigionato nel profondo della tua coscienza, impossibilitato perfino a esistere nell'attesa del momento giusto. Il momento per cosa? Per poter prendere il controllo del nostro corpo. E per strapparti via tutto», sghignazzò lui. In quel momento, Daniele, poco distante, emise un verso soffocato. Nicholas si voltò, camminando lentamente verso l'uomo per poi sferrargli un calcio in un fianco e poi si leccò le labbra, pestando con violenza il naso della sua vittima che si ruppe con un disgustoso scricchiolio. «No, fermati!» Incurante delle suppliche di Luca, Nicholas continuò a calpestare il volto di Daniele.
Lo colpì ancora, ancora e ancora fino a ridurlo a un ammasso di poltiglie informe sul pavimento. Il corpo dell'uomo si contrasse ancora in piccoli spasmi involontari prima di fermarsi del tutto. Dopo aver fissato con un'ultima occhiata carica di disprezzo il cadavere ai suoi piedi, Nicholas tornò davanti alla porta dell'ascensore. «Non puoi fermarmi, Luca. Non saresti nemmeno cosciente se non te lo avessi permesso. Se questa volta riesci a percepire ciò che ti succede attorno è solo perché non volevo farti perdere la fine di quel figlio di puttana». Luca ripensò alla puzza di bruciato e alla cenere sulle sue scarpe, alla sensazione di spossatezza e agli incubi di sangue che aveva avuto. Che cosa aveva fatto quell'essere col suo corpo? «Ah, comincia a capire, vero?» disse come se gli avesse detto nel pensiero. «Ti confesso che all'inizio volevo solo guastarmi la sensazione di essere vivo, di avere finalmente un corpo con cui poter sentire, toccare, gustare, annusare. Poi però è arrivato quell'uomo, era sporco, vestito di stracci logori, emanava una puzza di rancido così intensa da farmi quasi vomitare. Per un momento il suo corpo venne scosso da un brivido di eccitazione. Iniziò ad agitare una bottiglia di vetro rotta, minacciandomi di piantarmela in gola se non gli avessi dato tutto quello che avevo. All'inizio volevo solo difendermi, ma poi... Ah, è stato così eccitante vedere il terrore nei suoi occhi, sentire l'odore del sangue e il rumore della carne mentre la strappavo con violenza. E le sue urla quando poi l'ho chiuso in un cassonetto e gli ho dato fuoco. Sentirlo mentre bruciava vivo è stato davvero eccitante». A quelle parole, la coscienza di Luca venne travolta dalla memoria di Nicholas. Ricordò le violenze perpetrate sempre su vittime inermi, senza tetto, disadattati che nessuno avrebbe cercato o potuto collegare a lui. Aveva ucciso e massacrato finché non aveva deciso di sfruttare il piacere che gli dava la morte per il suo vero scopo: distruggere Luca. Voleva vendicarsi e mandare in pezzi la sua vita. Ricordò il modo in cui Nicholas era riuscito a procurarsi la pistola e sentì il piacere che aveva provato nell'usarla contro Daniele. In quel momento, la confusione e il terrore di Luca vennero sostituiti dalla rabbia. Che fosse davvero lo spirito del suo amico entrato dentro di lui per vendicarsi o una seconda personalità creata dalla sua stessa mente per punirsi, quell'essere era del tutto folle. «Lascia libero il mio corpo, bastardo!» ringhiò. Nicholas scoppiò a ridere come se Luca avesse fatto una battuta terribilmente divertente. «E come pensi di impedirmelo? Io sono dentro di te, sono una parte di te. Puoi anche riuscire a riprendere il controllo adesso, ma prima o poi tornerò, lo sai, ogni volta che andrai a dormire, quando vorrai anche solo chiudere gli occhi per riposare, io sarò lì, pronto a farti patire tutte le sofferenze che meriti». Luca gemette, consapevole che aveva ragione, non poteva liberarsi di lui. Anche se lo avessero sbattuto in galera, Nicholas avrebbe continuato a tormentarlo per il resto dei suoi giorni. Forse se si fosse imbottito di medicinali. In quel momento un pensiero gli balenò nella mente. C'era un modo per fermarlo. Era difficile però, talmente tanto che per un attimo si chiese se sarebbe stato in grado di farlo. Nel fissare i suoi occhi vibranti di follia riflessi nello specchio, Luca si rese conto di una cosa. Anche se il prezzo sarebbe stato alto, Nicholas doveva essere fermato. Fu straziante e doloroso, così tanto che per un attimo ebbe la sensazione di venire disintegrato dall'interno. La sua coscienza si aggrappò a quella che ancora controllava il suo corpo, trascinandola indietro. Per un attimo, Nicholas oppose resistenza urlando di rabbia. «Vuoi combattere, Luca? Vuoi davvero vedere chi tra noi due è più forte?» ringhiò barcollando fino a una scrivania. Senza nemmeno un minimo di esitazione, afferrò un tagliacarte e se lo conficcò in una coscia. Luca lasciò per un attimo la presa, sopraffatta di dolore. Rimase stordito per un attimo, poi però ricominciò a lottare. Nicholas allora continuò a tagliare e a ferire il loro corpo, godendo nel sentire le grida strazianti di Luca nella sua mente. Il ragazzo però non si arrese. Si aggrappò ai ricordi del passato, non a quelli dolorosi del giorno dell'incidente,
Ricordò le giornate passate in classe insieme, i pomeriggi trascorsi a fare i compiti e a giocare a calcetto. Ripensò a tutti i giochi e alle risate con Nicolas, il vero Nicolas. Ancora non sei stanco? Vuoi continuare a resistermi? Gridò l'essere nel corpo di Luca, avvicinando il tagliacarte al viso. Iniziò a incidere la carne lentamente, partendo dalla tempia destra e scendendo lentamente fino alle labbra. Tu non sei lui! Tu non sei il mio amico! Luca sentì uno strappo violento. Poi ci fu solo vuoto e silenzio. Quando riemerse dalle tenebre, Luca si scosse quasi si fosse appena svegliato da un incubo. Il suo sguardo passò velocemente dal corpo di Daniele a quello degli altri suoi colleghi riversi nella sala al sangue che imbrattava pareti e scrivanie. Non aveva molto tempo. Avvertiva già la rabbia della presenza dentro di sé. La pistola era pesante e le sue mani tremavano. Aveva paura, tanta paura. «Non puoi fermarmi, Luca!» Per un attimo la sua coscienza si scontrò con quella violenta di Nicolas. Barcollò, sentendo quasi di perdere di nuovo il controllo. La sua mano ebbe uno spasmo e per un momento temette che l'arma gli sarebbe caduta. «Non te lo permetterò!» Il dolore pervase ogni fibra del suo essere mentre Nicolas lo torturava nel tentativo di farlo cedere. Luca però non si sarebbe arreso, non poteva. Non dopo tutte le cose atroci che aveva fatto. Alla fine, con uno sforzo immane, fu in grado di respingere il suo attacco. La gente non ha idea di cosa voglia dire perdere la propria libertà. Luca invece lo sapeva fin troppo bene. Sapeva anche però che a volte la libertà è una questione di scelte. Fu un attimo, il tempo di portare la pistola nella mano tremante alla tempia. Un colpo improvviso. Poi Luca cadde a terra, il volto che sembrava diviso in due. Una metà era contratta in un ringhio, l'altra in un sorriso finalmente libero. Dopo la mia recente separazione da mia moglie Silvia, la mia vita si era ridotta ad una triste routine quotidiana. Lavoro, casa e serate nei locali, al solo fine di ubriacarmi. Già, infatti, cercavo di soffocare la mia disperazione attraverso l'alcol. La storia con Silvia era finita nel peggiore dei modi. Dopo mesi di continui litigi, incomprensioni e la sempre più evidente differenza di stili di vita, diametralmente opposti, mi resi conto di convivere con un'estranea. Non ci incrociavamo praticamente più. Lei aveva sempre un impegno o per svariati motivi trovava una scusa per non farsi trovare a casa in mia presenza. Dubitavo avesse un amante, fino al giorno in cui i miei sospetti divennero realtà. Non solo mi tradiva, e chissà da quanto tempo, lo faceva addirittura con almeno tre uomini. Per quale ragione allora stava ancora con me? Beh, la risposta è piuttosto ovvia. Amava la bella vita, non era affatto male, poteva permettersi ogni tipo di lusso a mie spese, e in mia assenza si divertiva con altri uomini. Grazie all'eredità dei miei genitori, infatti, disponevo di una villa nel cuore della Brianza, e avevo a disposizione la fabbrica che ebbe prima mio nonno e poi mio padre, che avevano creato con tanti sacrifici. Inoltre, mia nonna mi aveva lasciato una cospicua somma di denaro, visto che mi considerava l'unico nipote riconoscente ed affettuoso nei suoi confronti. Per farla breve, avevamo un tenore di vita molto agiato, o per meglio dire, avevo un tenore di vita al di sopra della media. Quando però mi accorsi dei suoi ripetuti tradimenti, decisi di troncare seduta stante. Pensai che non avrei fatto certo fatica a rimpiazzare una donna come Silvia, e in ogni caso anche da single sarei stato comunque meglio. Purtroppo andò diversamente e pian piano divenni sempre più depresso. Iniziavo a trascurarmi e a bere ogni giorno. Non ero nemmeno presentabile in fabbrica, tanto che il capo officina e la mia segretaria mi consigliarono di restarmene a casa per evitare pettegolezzi inutili fra i dipendenti. In una delle mie serate più storte, in un locale di Monza, conobbi un tizio che mi diede un paio di consigli, diceva lui, per recuperare dell'escort di lusso. Io, tuttavia, non volevo delle prostitute.
Volevo una donna che mi apprezzasse per quello che ero. Una compagna affidabile e sincera con cui trascorrere anni sereni. Ciò nonostante, mi presentò una giovane russa e me la spassai per una notte. In preda ai deliri dell'alcol e della cocaina, poi, decisi di cercare su internet un sito di incontri per single. Dopo svariati tentativi, conobbi una certa Rebecca, una giovane ragazza appena ventenne. Sembrava davvero carina, educata e gentile, quasi più timida di me. Diceva di essere una studentessa e di vivere ancora con i genitori. Dopo qualche serata in chat, allo scopo di conoscerla meglio, decisi di rimettermi in sesto. Volevo invitarla a cena e non potevo certo farlo in quelle condizioni. Ero al settimo cielo e convinto di aver trovato una persona speciale. Sono onesto. Non smisi di bere del tutto, ma ridussi sensibilmente il consumo di alcolici e droghe. Dopo averla invitata a cena, decisi di rifarmi anche il look. Volevo fare una bella impressione. Mi tagliai i capelli, mi sbarbai, feci una lampada integrale e acquistai un abito nuovo in sartoria. Presi la mia Porsche, ormai ferma da mesi nel garage, e la portai all'autolavaggio. Infine, acquistai 7 rose rosse. La sera stessa sarei andato a prenderla per portarla al ristorante. Non vedevo l'ora. Giunto all'indirizzo che mi aveva fornito, aspettai per qualche minuto. Dopo circa mezz'ora di attesa, impaziente e irritato, decisi di chiamarla al telefono. Nulla. Non rispondeva né alle chiamate né tantomeno ai numerosi messaggi. Scesi dall'auto, suonai il campanello. Dopo qualche istante, mi rispose e mi chiese di entrare. Si scusò per l'attesa e mi chiese di accomodarmi. La casa era molto bella, ma dei genitori nessuna traccia, niente foto né qualcosa che potesse confermare la loro presenza in quella casa. Dopo qualche minuto tornò in soggiorno. Rimasi esterrefatto. Era incantevole. Un po' imbarazzato le chiesi se fosse pronta ad uscire. Mi fissò per qualche istante, mettendomi in soggezione. Era stupenda. Con i suoi occhi verdi mi aveva letteralmente conquistato. Mi pregò di perdonarla, che avrebbe cucinato lei per me, ma che non voleva uscire. Disse semplicemente che avrebbe voluto conoscermi meglio e che soli in casa sua, vista l'assenza dei genitori, sarebbe stata la condizione perfetta per una serata in assoluta intimità. E come contraddirla? La cosa non mi dispiaceva affatto, pensai. In fondo, cosa avrei potuto volere di più? Indicò la porta della cantina chiedendomi di andar giù per scegliere una bottiglia di vino. A quanto disse, suo padre era un amante dei vini italiani ed aveva una vasta collezione di bottiglie di ogni genere dannata. Senza troppo esitare, scesi le scale e giunto nel seminterrato, mi trovai dinanzi una sterminata vastità di bottiglie, botti e bicchiere di vario genere. Cominciai a cercare la bottiglia adatta quando la luce si spense di colpo. Accesi la torcia del mio cellulare e chiamai Rebecca. «Ehi, Rebecca! La luce! Puoi accendere la luce!» Silenzio. Di colpo sentii la porta aprirsi e sentii scendere le scale. Pensai che Rebecca stesse giocando per creare una certa atmosfera. Non so se mi spiego, ma la sola idea di trovarmela davanti qui, in cantina, in mezzo agli scaffali contenenti centinaia di bottiglie, mi stava eccitando. Dopo qualche istante provai ancora a chiamarla. «Ehi, Rebecca! Sei tu?» Un colpo terrificante alla nuca fu l'ultima cosa che ricordai prima di perdere i sensi. Mi svegliai con un fortissimo mal di testa, sudato e in preda al panico. Ma i miei occhi inquadrarono subito una situazione che difficilmente poteva essere fraintesa. Rebecca era di fronte a me, in compagnia di un uomo. Entrambi avevano un'aria terrificante. Prima che potessi aprir bocca, la ragazza mi parlò. «Ehi, cucciolo, come stai? Hai male alla testa?» «Non lo sai che non ci si dovrebbe fidare delle persone conosciute in chat? E poi, ma veramente non ti è venuto il dubbio che una come me, con uno come te, non c'entrasse nulla? Ma ti sei guardato allo specchio?» E le risposi: «Cosa vuoi da me? E chi è quell'uomo?» «È il mio compagno, ovvio.
E sai, tu sei solo uno dei tanti finito nella nostra trappola. Vedi, io vi addesco in chat, facendovi credere che sono disponibile. E poi... poi spunta lui. E voilà, il gioco è fatto. Mi dispiace, cucciolo, ma tu sarai la nostra cena. Rimasi esterrefatto e sotto shock, tanto da non riuscire a proferire alcuna parola. Poi mi presero e iniziarono il banchetto. Il dolore era così forte che non ebbi la forza nemmeno di urlare. Riuscii solamente a sentire il fuoco che cucinava le mie carni prima di perdere i sensi, per sempre. Era stata una notte come tutte le altre, piovosa, triste e opprimente per il peso della sua routine. Ho lavorato in un ristorante, il turno serale. Era l'unico posto che ero riuscito a trovare, data la mia situazione precaria. Non possedevo il diploma alberghiero e di conseguenza ero costretto ad accettare anche i turni peggiori, oltre alla mansione, che non era esattamente quella a cui ambivo. Stavo per andarmene sollevato per aver terminato la giornata, anche se malinconico per la mancanza di gratificazioni. Non riuscivo a dare un senso alla mia vita e questo lavoro non faceva che alimentare il mio disagio. Con un sospiro abbassai la serranda e chiusi a chiave il lucchetto prima di immettermi nella sinistra e poco illuminata via in direzione della stazione. Era quasi l'una del mattino, avevo finito più tardi del previsto a causa della mia collega, che ci aveva avvertito della sua assenza all'ultimo minuto. L'ultimo treno era ormai andato, ma ciò non mi ha impedito di dirigermi verso la stazione, sperando di non dover pagare un taxi con il mio misero salario. Perso nei miei pensieri, non mi ero accorto dell'oscurità provocata dai lampioni guasti e dal cielo nuvoloso. Quando finalmente giunsi in stazione, notai immediatamente che era deserta. Era inquietante vedere questo enorme spazio progettato per ospitare centinaia di persone completamente vuoto. Credo che non mi sia mai capitato di vedere uno spettacolo tanto spettrale. I binari deserti e le biglietterie vuote davano l'impressione di riempirsi non appena mi voltavo dalla parte opposta, e nel silenzio assordante ho avuto l'impressione di sentire un vago frastuono, che sembrava provocato da gruppi di persone freneticamente indaffarate e ansiose di raggiungere chissà quale meta. Invece, il nulla persisteva e mi inquietava sempre più. Preoccupato, mi recai al più vicino schermo di visualizzazione, prima di rendermi conto, a pochi passi dal raggiungerlo, che non funzionava. Era la più grande stazione ferroviaria della città e quegli stupidi schermi sempre funzionanti ora erano tutti spenti. Mi guardai nuovamente intorno, con questa vaga paura che non mi abbandonava, deciso a raggiungere il mio binario, dove generalmente si fermava il mio solito treno. Giunto sul mio binario, con enorme sorpresa, vidi un treno fermo. E lo schermo, questa volta funzionante, ne indicava l'imminente partenza. Le porte del treno erano aperte e all'interno tutte le luci completamente spente. Doveva essere un errore del computer, questo treno non sarebbe andato da nessuna parte. Dubbioso, mi diressi verso una delle porte per vedere se c'erano persone a bordo. Dopo aver sbirciato all'interno di un vagone, mi parve di vedere i sedili vuoti, anche se l'oscurità non mi permetteva di vedere chiaramente. Salii le scale ed appena misi un piede all'interno del treno, tutte le luci si accesero improvvisamente. Il treno sembrava aver preso vita di colpo, tanto che si udì la campana che avvisava i passeggeri dell'imminente partenza. Poi si chiusero le porte. Spero di essere salito sul treno giusto, pensai mentre guardavo la stazione sparire dai finestrini. Mi voltai in direzione della carrozza e quello che vidi mi strappò un grido di terrore che mi affrettai a sopprimere. Il treno era pieno. Non riuscivo a credere a ciò che stavo vedendo. Da dove vengono tutte queste persone? Prima che le luci si accendessero, avrei giurato che il treno fosse completamente vuoto. Anzi, ne ero certo. Ma ora tutti i posti sembravano occupati da passeggeri insoliti, formando una folla di persone eterogenee che davano l'impressione di non aver nulla da fare a bordo dell'ultimo treno della giornata verso un sobborgo remoto.
C'era un giovane immerso nei suoi pensieri che guardava il suo riflesso con uno sguardo cupo, come se portasse sulle spalle tutta la sfortuna del mondo. Poi vidi una coppia molto anziana che si teneva per mano, guardandosi curiosamente intorno, così come un gruppo di studenti delle scuole superiori che discutevano qualche fila dietro. Immobile davanti alle porte, guardai questa scena improbabile per così tanto tempo che l'attenzione dei passeggeri si è gradualmente rivolta a me. Le conversazioni tacevano e gli occhi erano puntati su di me. Alcuni stupiti, altri mostravano un'ostilità malcelata e alcuni, che mi terrorizzavano oltre misura, con un'aria indefinibile, un misto di rabbia e invidia. Il mio cuore batteva così forte nel mio petto che credevo che tutti quanti potessero sentirlo, ma non potevo muovermi. Questa situazione e le loro reazioni incomprensibili mi terrorizzavano al punto da paralizzarmi, ma non sapevo esattamente perché. Ho solo sentito una minaccia, un pericolo, senza essere in grado di spiegarlo. Fu solo quando uno dei passeggeri dallo sguardo minaccioso, un motociclista con una giacca di pelle con un casco ammaccato, finse di alzarsi che riacquistai l'uso delle mie gambe e mi precipitai verso le scale per cercare di trovare un posto al piano superiore. Mentre camminavo lungo il corridoio, sentivo lo sguardo dei passeggeri fisso su di me, ma mi sforzai di non guardarli. Ho finito per trovare un posto libero accanto a un uomo. Mi sono affrettato a sedermi, pregando di tornare a casa sano e salvo. All'improvviso mi resi conto che stavo tremando. Stranamente, la temperatura sul treno era gelida. Non era la prima volta che il sistema di riscaldamento funzionava male, ma insieme all'atmosfera cupa non fece che alimentare la mia paura. Mi sono stretto nel cappotto mentre continuavo a tremare, battendo i piedi a ritmo frenetico per cercare di scaldarmi. Notavo che le persone si voltavano spesso per guardarmi. Inoltre era come se questa cabina fosse completamente insonorizzata, tanto da percepire anche i sussurri degli altri passeggeri. Non udivo lo stridio solitamente insopportabile del treno sulle rotaie, ma avevo l'intima convinzione che quei sussurri erano rivolti a me. Ne ero certo. Doveva trattarsi di un maledetto incubo, l'atmosfera che regnava sul treno era indescrivibile. Poi la udì. La voce di una bambina che si rivolgeva a me chiedendomi: «Perché sei qui?» Alzai lo sguardo e vidi i suoi occhioni fissarmi curiosamente. Doveva avere non più di 5 o 6 anni. Le sorrisi dimenticando per un momento le mie paure. «Vado a casa. E tu?» «Oh, fortuna!» rispose imbronciata. «Ho lasciato mia madre e mio padre, ma troverò mia nonna, che amo. Non è poi così male.» Aggrottai le sopracciglia. E tu viaggi da sola?» «Beh, sì, sciocco. Le persone sono quasi sempre sole qui, tranne quelle che se ne sono andate insieme.» Mi sorrise prima di voltarsi e sedersi al suo posto. Sempre più confuso, non riuscivo a darmi pace. Chi lascerebbe una bambina così piccola da sola su un treno nel cuore della notte? Qualcosa non andava. Era evidente che su quel treno nulla era normale. Proprio mentre stavo per raccontargli della mia incomprensione, parlò l'uomo accanto a me, che avevo quasi dimenticato. «Non te ne sei andato definitivamente, giusto? Hai ancora la scelta, lo notiamo subito, per via del tuo calore.» Mi toccò la mano. La sua era gelida, ghiacciata. Notò la mia crescente incomprensione e continuò. «Per tutti qui, questo è l'ultimo treno, l'ultimo viaggio, ma non per te. Se non capisci cosa sta succedendo, sei qui per errore e questo non è il tuo momento.» Non avevo notato il silenzio che era calato su tutto il treno quando la bambina ha iniziato a parlarmi, ma non appena l'uomo terminò la sua frase, i sussurri ripresero più minacciosi e forti di prima. Vidi la rabbia nei loro occhi, li percepivo come una minaccia, mentre si muovevano nei loro sedili come in attesa di attaccarmi. Cosa vogliono da me?» «Ti invidiano, perché hai una scelta. Vorrebbero togliertela, per invidia, in modo che siate come loro.» «Sto sognando, non può essere vero. Dio, dimmi che è solo un brutto sogno.» Mi rivolsi al mio vicino, osando a malapena guardarlo negli occhi. Ero terrorizzato. «Anche tu?» Aveva un sorriso amaro. «No. Sono qui di mia spontanea volontà. Ho perso mia moglie e vorrei solo una cosa.
ritrovarla. La mia paura si ritirò leggermente di fronte al dolore che provai per quell'uomo, che non aveva più nulla da perdere. Non avrebbe dovuto trovarsi lì e nemmeno la bambina. Tutto ciò era molto triste. «È solo un altro viaggio», riprese l'uomo notando la mia espressione. «Un viaggio che tutti prima o poi dobbiamo affrontare». Annuì, cercando di nascondere la tristezza che la sua storia mi provocava. «Sai come sono finito qui?» dissi. «Ho appena perso il solito treno». «Non era il solito treno. L'ultimo treno si ferma per chi non ha più la scintilla della vita. Non so nulla della tua, ma immagino che sia tutt'altro che gioiosa». L'emozione che mi travolse a causa delle sue parole fu indescrivibile. Ripensai alla mia vita senza scopo e senza senso. Il mio stato d'animo nel momento in cui mi diressi alla stazione era ai minimi storici, per l'ennesima giornata frustrante della mia insulsa vita. Ai pensieri oscuri che offuscavano il mio giudizio e quella stanchezza che mi risucchiava l'anima. Non c'era da meravigliarsi se questo treno si fosse fermato anche per me, non c'era stata ombra di vitalità in me da molto tempo. Eppure, mentre i sussurri si avvicinavano a me, sempre minacciosi, mi resi conto che ciò che avevo era prezioso e non poteva e doveva essere sprecato. Per gli altri passeggeri che avrebbero dato qualsiasi cosa per avere una scelta, era troppo tardi, ma non per me. Con il cuore in gola per le emozioni, porsi all'uomo l'ultima domanda. «Cosa succede se voglio riprovare? Non scendere alla nostra fermata, in questo caso. L'ultimo treno ti ricondurrà alla stazione di partenza. Ci siamo quasi ormai». Aveva ragione. Il treno iniziò a rallentare fino a fermarsi in una stazione vuota, che non era la mia, ma assomigliava tanto a quella che in precedenza mi ha portato sul binario di questo treno. Gli altri passeggeri non mi degnarono più di uno sguardo. Avevano perso interesse per me, come se non esistessi più. Il loro sguardo era fisso sui finestrini e le loro espressioni trasparivano paura, apprensione, poi curiosità e fascino. Li osservavo mentre a poco si dirigevano verso le uscite, incluso il mio vicino. Sul binario c'era una folla di persone. Vidi la bambina gettarsi tra le braccia di una vecchia signora che la strinse a sé in un abbraccio colmo di amore. Il mio vicino si avvicinò lentamente a una splendida donna dai lunghi capelli neri e quando si voltò verso di lui, il suo viso si illuminò di pura gioia, mista a un pizzico di tristezza. La vecchia coppia che avevo visto appena salito sul treno camminava mano nella mano sulla banchina, indifferente a tutto ciò che li circondava, ma gli altri passeggeri non avevano nessuno che li aspettasse. Vidi il giovane imbronciato trascinarsi verso l'uscita, svanendo gradualmente dal mio sguardo. C'erano lacrime di gioia miste a disperazione. Questa scena rimarrà scolpita per sempre dentro di me. Seguendo i consigli dell'uomo seduto al mio fianco, non mi mossi dal mio posto e giunsi alla stazione che solitamente frequentavo per salire sul treno che mi avrebbe portato a casa. Il treno era lì, pronto alla partenza, e dopo essere salito, attesi il momento di scendere alla mia fermata per tornare a casa, deciso e determinato a fare meglio.